grazie. Ora parola ai consiglieri, iniziamo da Marcello De Vito. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, sono Marcello De Vito, consigliere del gruppo del Movimento 5 Stelle. E intanto vi tenevo a ringraziarvi per questa occasione e per le informazioni che ci date e per la vostra conoscenza diretta sull'argomento, come del resto avvenuto in sede di campagna elettorale. Ci devono anche dire che oltre a me sono presenti il consigliere Vito Stefano, Vergine Raggi, c'è anche il consigliere municipale del sesto municipio, Veronica Mamì, che già si è occupata con interrogazioni ed atti del campo Rom di Via di Solone, quindi del municipio di sua competenza, e Roberto Salviani dello staff parlamentare, che organizzò peraltro un incontro che facemmo in sede di campagna elettorale appunto con Carlo, incontro in cui Carlo mi chiede moltissime informazioni, numeri ed elementi su cui lavorare, questo perché appunto il nostro, questo è un piccolo motivo di vanto, il nostro programma, insomma, pensiamo era ed è abbastanza articolato sul punto ed era fatto appunto con il metodo a 5 stelle, vale a dire partecipando con i cittadini e con le associazioni che, appunto di settore. Partiamo da un presupposto, quest'oggi vale a dire che la politica che si è attuata fino adesso ha fallito proprio per i numeri di motivi che ha detto Carlo, vale a dire i costi di 20 milioni all'anno, dati che Carlo aveva già abbondantemente comunicato in quella sede, e soprattutto non ha prodotto risultati, vale a dire ha prodotto esclusione, emarginazione e ghettizzazione. Peraltro volevo ricordare anche dei dati che mi aveva detto Carlo appunto in quell'incontro, i 1308 sgomberi di cui ha parlato Alemania, che più volte infatti li ho contestato in sede di campagna elettorale, oltre che essere contrari alla normativa comunitaria, sono costati 6-7 milioni se non vado errato. E in Spagna, come mi diceva lui in quella sede, paese insomma che non dovrebbe essere più civile del nostro, ci sono 8 volte, la presenza dei Rom è 8 volte superiore alla nostra e non esistono campi Rom. Quindi mi sembra che riteniamo, come da nostro programma del resto, che questa sia la strada da percorrere, strada che ho fatta con molta attenzione, condividevo anche quanto hai detto poc'anzi, come pure i principi di questo documento di cui vi ringrazio, anche nome del Movimento 5 Stelle, che personalmente mi sento di condividere, quindi in maniera selettiva, tanto sotto il profilo dei campi da cui cominciare, quindi un numero limitato, ma anche con, come dicevi appunto in quell'incontro, con criteri selettivi, quindi partendo, perché chiaramente non tutte le famiglie saranno pronte sotto tanti profili sia economici che emotivi che psicologici, quindi mi sembra un percorso corretto e come diceva la dirigente poco fa, noi con la nostra forza, magari d'accordo con le altre forze presenti che condividono, faremo quanto possibile, considerando che siamo 4 consiglieri su 48, ma anche abbastanza rumorosi visto il lavoro e gli atti che abbiamo già fatto, quindi contribuiremo con le nostre interrogazioni, con le nostre proposte, con le nostre mozioni e saremo ben lieti di avere e recepire il vostro supporto in tal senso. Grazie. Grazie a Marcello De Vito, non vedo più Marta Bonaponti. Eccola. Sì, volevi. Sì, c'è già una cucciolata. Grazie. Ma in realtà, come avete notato, l'interlocuzione è oggi e non poteva che essere altrimenti, soprattutto un'interlocuzione con il Campidoglio, con la Giunta, con i consiglieri presenti e con quelli assenti a questo accoglimento. Ciò nonostante non mi sottraggo dalla
responsabilità di un'istituzione qual è quella della Regione Lazio, dove peraltro un lavoro intorno ai Rom l'abbiamo cominciato, tra un attimo ve ne do un paio di cenni, ma soprattutto perché credo che negli ultimi anni, e non soltanto gli ultimissimi, tutti portiamo la responsabilità di quanto accaduto, della terra bruciata di cui Valerio parlava rispetto anche soltanto al linguaggio, al saper usare parola con i Rom, accanto ai Rom e per le politiche in favore dell'inclusione dei Rom. E quindi mi sembra giusto, ecco, metterci la faccia e qualche considerazione già questa mattina, perché è evidente che tutti ce lo hanno detto, ogni grado di giudizio lo ha confermato, la logica dell'emergenza è una logica che è fallita, è una logica che tra l'altro non rispondeva a criteri di giustizia e di diritti, e tra l'altro, e ve lo dico dalla postazione di una regione che fa di conto tutti i giorni, i conti drammaticamente quasi mai tornano, perché sapete che abbiamo dei problemi di bilancio enormi per le eredità che abbiamo ricevuto, il tema del bilancio, delle spese e dello spettro dei soldi pubblici che la logica emergenziale ha comportato per questa città, ma evidentemente a cascata per tutto il nostro territorio, è una logica che una volta di più occorre respingere. Accanto a questo ci sono le tante politiche attive che si possono mettere in campo, le cosiddette discriminazioni positive. La dottoressa citava alcuni temi che sono di competenza diretta della regione, quelli sì, c'è la sanità, c'è il lavoro, c'è la formazione, c'è l'accompagnamento anche ai percorsi scolastici, delle competenze anche lì dirette regionali che non siamo i soli ad avere, ma insomma nel contributo di tutti. È evidente che dal mio punto di vista non esiste il piano B, io sto dentro il piano A e l'intenzione è quella di far aver successo al piano A, in una logica che sia il più possibile di composizione delle posizioni, perché è evidente che le associazioni che siedono a questo tavolo non sono esaustive in un mondo molto vasto, ma soprattutto a partire dai Rom, da voi, perché poi l'interlocuzione ha bisogno di farsi diretta. Allora cosa sta già facendo la Regione Lazio che si è insediata a fine marzo? Innanzitutto sta correndo ai ripari rispetto a una delle molte mancanze anche qui che abbiamo ereditato, avete sentito del piano della strategia nazionale varata dal governo Monti, una strategia che appunto oltre ad affermare il superamento dei campi Rom, e non è un dettaglio, su questo chiuderò, dice che per l'attuazione di quella strategia vanno istituiti piani e tavoli regionali. Ecco, la Regione Lazio non si è dotata a suo tempo di questo tavolo regionale. Con l'assessore alle politiche sociali, l'assessore Rita Bizzini, c'è qui un rappresentante dell'assessorato, noi stiamo avviando proprio in questi giorni l'istituzione di questo tavolo, partiranno le convocazioni, è una notizia che vi do, perché è urgente che ci si metta al lavoro rispetto a questa cosa. Ed è evidente che in quel tavolo tutti i soggetti che a vario titolo lavorano per i Rom, per i diritti, che a mio modo di vedere poi sono i diritti di tutti, perché non esistono i diritti di qualcuno. Se i diritti di qualcuno vanno lesi, vuol dire che i diritti di tutti in quel momento stanno subendo una lesione. Detto questo, questa è la prima cosa che urgentemente stiamo mettendo in campo. La seconda ho un respiro un pochino più ampio, ne dà un cenno Carlo Stasolla, esiste una legge che si chiama legge per l'inclusione dei Rom, in cifra è la legge 82 ed è stata varata nel 1985, in pochi ancora oggi ne conoscono l'esistenza, è la legge che di fatto istituisce nella Regione Lazio e quindi anche a Roma i campi. Ora, allora non ci crederete, ma era una legge avanzatissima che puntava davvero all'acquisizione di cultura diffusa intorno al rispetto per i Rom, sinti e camminanti. Evidentemente 4 ere geologiche sono passati, tante cattive politiche securitarie hanno mangiato i diritti dei Rom, se li sono letteralmente mangiati in nome della propaganda. A fronte di queste considerazioni noi dobbiamo mettere in campo un lavoro che non sarà semplice, che io credo avrà bisogno del contributo di chi nei campi ci vive, ma anche di intellettuali che tanti anni hanno elaborato idee e visioni rispetto al superamento possibile, partendo, ripeto, dal fatto che c'è una strategia nazionale varata dal governo Monti, non esattamente un governo estremista, che dice che quella cosa non va più bene. E quindi, nelle modalità che ci daremo, se sarà per l'abrogazione, perché cammineranno i film e si abrogherà, però lì bisognerà stare attenti, perché una volta che si crea un vuoto, quel vuoto deve essere subito riempito, e quindi legiferare in maniera
positiva finalmente sui Rom, se non sarà l'abrogazione, quella legge contiene tante buone cose, persino dei parametri sui quali si possono fare i cosiddetti emendamenti, che sono diventati inevitabili da qualche mese a questa parte, su quello noi possiamo dare una cornice legislativa, persino al netto di un governo che eventualmente resta fermo da questo punto di vista, perché c'è l'altro tema, no? Di che si fa nell'ordine superiore. Persino al netto di questo noi possiamo fare delle cose, proprio perché a mio modo di vedere al piano B non ci si deve punto arrivare. Grazie. Comunale Gianluca Peggiona. Ringrazio per la pazienza perché prima mi saltato. Grazie a voi per la vostra puntualità anche politica. Lo dico assumendomi la responsabilità di quello che dico, come spesso faccio, cioè questa documentazione, il documento, la denuncia e il programma sono secondo me le linee guida di riferimento del Comune, meglio, devono diventare le linee guida di riferimento del Comune di Roma. Avverrà questo? Non lo so, perché è questione complessa quella di cui stiamo parlando. Sicuramente come capogruppo di Sella promuoverò un tavolo con gli altri capigruppo affinché questo documento diventi il riferimento dell'azione della maggioranza all'interno del Consiglio. Qui c'è anche altro consigliere della lista civica, spero che si possa insomma convergere su questa ipotesi, e se ci è permesso ovviamente da parte dell'associazione 21 luglio e da parte dell'ARCI Solidarietà, perché è vero tutto quello che c'è scritto, è puntuale anche il modo in cui viene proposto, cioè è asciutto, è ideologico, va nello specifico dei problemi. E forse bisognerebbe dire che nella dialettica che si è creata tra istituzioni, associazioni e rappresentanti della comunità rom, la vicenda dei campi è stato l'esito di una discussione marcia, corrotta, che ha inventato modelli di funzionamento dei campi e della rappresentanza che sono stati spesso oggetto della magistratura e giustamente oggetto della magistratura. Io ricordo molti portavoce Rom con cui l'amministrazione ha stilato i piani Rom, io mi ricordo Beltrone, Rutelli, ricordo pure i capi di imputazione con cui sono stati sollevati dal loro incarico, cioè l'amministrazione ha trattato con persone che sono andate all'estero e sono diventate clandestine perché sfruttamento del lavoro di merina, sfruttamento della prostituzione, violenza, ma ricordo almeno tre di persone. Addirittura io trovo un documento in cui una di queste persone, che poi è andata di tante, era stata definita responsabile del Comune di Roma per i rapporti con Roma. Questo è successo a Roma, centrosinistra e centrodestra l'hanno fatto tutti. Quindi bene anche, ed è rivoluzionario questo, il rapporto diretto con le famiglie, perché non esistono, per me, dopo la mia esperienza, non esistono rappresentanti di comunità. Non mi fido, e la politica non si deve fidare, perché c'è una procedura lineare discutibile che porta noi in consiglio comunale, discutibile lineare, la procedura che porta ad essere rappresentanti della comunità a Roma spesso è molto discutibile, forse si basa su ricatti, pressioni, prove di forza, e quindi l'idea di Alemano di inventarsi i rappresentanti di cambi votati liberamente non va bene, perché quel voto è frutto di un meccanismo perverso che si è creato dentro i campi, ma anche per questo vanno superati i campi, perché c'è una illegalità diffusa che è diventata legalità e che viene tollerata nel nome di un paternalismo laico e cattolico che secondo me non è più accettabile, no? Anche quando vengono distrutti i container sento dire, vabbè, ma
Poi siamo Rom, ce l'hanno portato lì. Questo non va bene neanche per i Rom, perché li sottopone a un diritto speciale che spesso ti va a vantaggio di più forti e non di più deboli. Le persone di sinistra, io penso che dobbiamo puntare a tutelare i soggetti più deboli, che spesso non sono quelli con cui la politica interloquisce, anzi la politica interloquisce con i più prepotenti troppo spesso, anzi quasi sempre, soprattutto all'interno delle cosiddette comunità Rom. Quindi bene questo, bene anche il passaggio delicato per quanto riguarda la trasformazione degli operatori dei campi, perché questo è un tema delicato. Penso che sarà un progetto e un percorso tortuoso e non facile per tanti motivi, anche per l'esistenza interna alla città. Sono d'accordo sul fatto che bisogna trattare i campi come i manicomi. Non andremo, la mia linea è questa, non so l'assessore competente cosa farà, sbaglierà nel momento in cui andrà a contrattare le operazioni di smantellamento dei campi, famiglia, capo famiglia per capo famiglia, secondo me intanto bisogna mandare un messaggio che è quello dello smantellamento del paradigma dei campi, bisogna farlo entro 5 anni, bene anche l'ipotesi dei due progetti guida, dei due campi guida, bene anche l'idea dell'agenzia, ripeto, secondo me deve diventare di orientamento. Non so sullo sgombero della mappa se siamo d'accordo, perché anche lì secondo me si è generato qualcosa di poco chiaro nel rapporto tra amministrazione, polizia e rappresentanti di Roma. C'è qualcosa che non mi quadra, non so se insomma stiamo parlando dei diritti di una comunità o di fare un altro campo, altre cose illegali, altri soldi del Comune di Roma, altra scolarizzazione classica con la compagna, insomma per mettere in discussione un modello riproduciamo un modello. Quindi io veramente non amo lo sgombero, insomma chi conosce la nostra cosa, però sicuramente lì non nasce nessun campo, almeno per quanto mi riguarda. Se qualcuno c'è in mente di fare, utilizzare la politica e le associazioni per farci un altro campo, per camparci nei prossimi 20 anni, come ho visto tante delle persone che poi sono andate in galera, secondo me se lo dimenticano. Grazie.